I numeri sulla diffusione e sull'utilizzo della rete internet anche in Abruzzo evidenziano l'aumento del numero di utenti che afferiscono ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza per problematiche correlate all'abuso di mezzi tecnologici. Anche a causa della pandemia da Covid-19, la tendenza è risultata in crescita rispetto agli anni precedenti, con un preoccupante abbassamento dell'età di esordio del disturbo. Si parla di vera e propria dipendenza da internet solo quando emerge un bisogno incontrollato di restare connessi a associato a sintomi di astinenza in situazioni di impossibilità di utilizzo della rete. Ha spiegato in diretta su Rete 8 la dottoressa Chiara Mencarelli, responsabile dell'ambulatorio per la prevenzione della dipendenza tecnologica in età evolutiva che la ASL di Pescara ha attivato all'interno dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza diretta dal dottor Renato Cerbo. Bambini e adolescenti per connessi ai tempi del Covid è stato il tema della nuova puntata di pronto medicina facile, curata e condotta da Paolo Castignani. La dottoressa Mencarelli ha approfondito diversi aspetti legati alle dipendenze da internet, tra i quali il fenomeno dei ragazzi Ichicomori, in disparte dai coetanei, dalla famiglia e dalla società intera. Ha risposto alle email dei telespettatori ed ha fornito consigli utili ai genitori su come affrontare queste problematiche. Credo che eh, sarò un basso. genitore affermativo, sarò un genitore autorevole. So che io Due, due strumenti ho per anche poi andando avanti nel tempo, eh, quando il figlio cresce. Due, 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 due grandi forze ho: l'autorevolezza di genitore e la cogenitorialità. In questo senso, cioè, io sono il genitore che ho, che ho in testa il progetto educativo di mio figlio, e quindi non mi posso certo. permettere, sono io il responsabile di che cosa succederà se mio figlio starà troppo tempo sul computer, sul troppo tempo su un'attività che non gli procura benessere. E due, eh, io sono un quindi se io la, la tecnologia non me la porto a letto è chiaro che poi eh, sono, sono ancora più capace di eh, procurare questa, eh, questa frustrazione, fase specifica al bambino che non, che non lo danneggerà sicuramente per, eh, per la vita.